Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su Crazy Mood. Oggi iniziamo una nuova serie su Yotun. È un gioco incredibile ragazzi, ha una potenza visiva assurda. Io vi invito a lasciare un like e iniziamo subito. Ég man eftir hljóðin þegar veiðurinn splundraðist, ylfrinu í vindinu og öldu skellum í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin var komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. E ci risvegliamo dopo la nostra morte. Perché sì, siamo morti, come avete visto nella intro, siamo scivolati nelle tenebre del mare, la dea del mare ci ha trascinato negli abissi e ci siamo risvegliati qua, nel Valhalla, o meglio, in un limbo, signori. Questo effettivamente è un limbo e dobbiamo provare agli dèi che siamo degni di poter entrare nel Valhalla. Mamma mia. Questo era quello di cui parlavo all'inizio, la poesia visiva. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. Yggdrasil, il connettore dei nuovi mondi. Dei nove mondi, per chi è avvezzo alle leggende vichinghe, insomma alla mitologia norrena, o semplicemente ha visto il primo Thor, saprà che l'albero della vita, Yggdrasil, è quello che secondo la mitologia norrena tiene insieme tutti i mondi, i pianeti. E noi siamo appunto in questa dimensione, appunto un limbo, perché dobbiamo provare agli dèi che siamo degni di poter entrare nel Valhalla, perciò dovremmo superare alcune prove. Io ho giocato i primi minuti e avendo visto la bellezza espressiva di qualità dell'immagine, ragazzi, questo gioco è interamente disegnato. Ok, una runa in ogni regione deve essere trovata. Una volta trovata, puoi o continuare a esplorare la landa oppure tornare su Ginnungagap. Io non so che cosa sia. La nostra unica arma è quest'ascia di penne enorme che sto usando per farci strada tra le radici di Yggdrasil. Non so in realtà come si pronunci. Bene, questa è una zona potenzialmente pericolosa perché questi funghetti, o almeno quello che sembrano i miei funghetti, fiori, rilasciano questo veleno e non fa bene al nostro personaggio. Non mi ricordo bene la strada che ho fatto qualche minuto fa mentre provavo il gioco. Credo però di dover passare per forza di qua, stando attento a non farmi prendere dal veleno. Oh, corri, 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 corri. Ok. Questi fiorellini sembrano placare il veleno. E qui abbiamo il nostro primo checkpoint. O almeno così sembra. In realtà, la prima missione, tra virgolette, perché non c'è scritto assolutamente nulla, non ci sono testi, non ci sono pergamene, non c'è assolutamente niente. Dobbiamo recuperare delle rune, appunto, ma questo è il concept di gioco, per poter affrontare, penso, una sfida finale. Intanto arriviamo a questo che sembrerebbe un pozzo gigantesco, ma guardate che succede se mi metto qua. L'acqua viene prosciugata e il tizio spalanca l'occhio, è inquietantissimo. Il sacro pozzo di Mimir, dove ho sacrificato i miei occhi. Bene, ti ridarà la vita e i poteri. Quindi questo riempie di nuovo la nostra vita e i poteri, sì, siamo in pericolo. Ma a quanto ho potuto provare, non succede sempre. Oh, questo è il luogo che dobbiamo sbloccare. Questo menhir che blocca la tomba, la cripta, va spostato e per farlo dobbiamo trovare tre rune. La prima l'abbiamo trovata, andiamo in cerca delle altre due.
e cominciare a cercare da di qua, perché mi pare che è di qua che si trovi la prima, nello schifo. Vedete, quando sono sull'isola verde non mi succede niente. Via, via, via. No, vicolo cieco, vicolo cieco. Apriamo un attimo la mappa. E dovrebbero essere questa e quella. Quindi se siamo nella parte brutta, piena di schifi, dovremmo andare lassù. No, mi sono avvelenato, mi sono avvelenato, mi sono avvelenato. Ok. Ok, ci siamo quasi. Salvi. Ed eccola qua. Anche la seconda runa l'abbiamo presa. Dovrei continuare di qua, mi sa. Sì. Perché, sì, eccola lì. E siamo dalla parte opposta, perciò dobbiamo riattraversare lo schifo. No, 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 no. Porca. Porca. Corri. Ok. E dai, e dai. Che urto. Fatemi passare. Fatemi. Non ti castrare. Vai, vai. Ah. Ok. Non so il nome della personaggia. Wow. Quindi qua dovrei curarmi allo stesso modo, credo. Come nel pozzo. Che figo. Heilfrig. Ah, questa è Freya, la moglie di Odino. Dea dei parti e della saggezza. E qua abbiamo una mela dell'Eden. Assassin's Creed, sei tu? Ok, Itun ti allunga la vita. Durante il tuo viaggio a Itun, Itun, guardiano della mela dorata, ti ristorerà la vita, cioè ti rifullerà la vita. Trova i suoi frutti per allungarti la vita, appunto. È difficile fare traduzioni simultanee, mi sa che dalle prossime volte lascio il testo che va, il tizio che racconta, e poi magari faccio un recap generale, perché così non riesco a capire bene quello che mi dicono, perché sono concentrato a tradurre e è un po' difficile. Proseguiamo per di qua, perché la runa si trova dall'altra parte, e affettiamo anche questi. Oh no, 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 no! Ecco, questi sono degli spinotti bastardi che fanno male. No, no! Guarda, sono stronzo però. Là. Dai, manca l'ultimo. Credo che ci siamo. Ormai eccola da giù. Presa. È presa. Là. Ok. Siamo intrappolati. Allora, Disirs. Credo siano. Sia la dea di cui abbiamo raccolto la runa. Perché non mi viene una parola in inglese. Che sia Disir. Porca troia. E vabbè, non riesco. Passo in mezzo, passo in mezzo. Guarda quante. Aiuto. Aiuto. No, no, sto prendendo troppi colpi. Dove devo andare? Aspetta, aspetta, mappa. Mappa, dovrei andare giù a sinistra. E con fatica siamo tornati al punto di partenza. Gli dei sanno cosa dorme sotto questo masso. Oh, salve! Questo simpatico giovanotto, tra virgolette, è il nostro primo boss, signori. Sembra veramente innocuo adesso, lo so. Ma in realtà più avanti diventa molto più pericoloso, guardate. Sono riuscito a colpirlo una volta e mano a mano lui si ingrandisce. Dove vai? Dove vai? Che sembra che ti sei cagato sotto. Ecco, ecco, aiuto. Doppio colpo. No, è innocuo, veramente innocuo. Cioè, farsi uccidere da lui è stupido, è veramente stupido. Boom. Basta stargli sotto. Non ti prenderà mai. Ecco qua, sistemato il vecchietto.
che questa seconda morte possa portarti finalmente la pace. Quanto è poetico. Visivamente è proprio... A me ispira troppo, ragazzi, cioè... Veramente, è suggestivo. Wow. E questa è la prima runa. Abbiamo trovato già la prima runa. Ecco qua, ci si è aperto il passaggio per andare a esplorare una nuova zona. Abbiamo trovato la runa di Gera. Gera è il nome della foresta di Jotun. Adesso possiamo continuare ad esplorare oppure tornare al punto di partenza. Ma io direi che per questo primo episodio è tutto. Mi raccomando, se il gioco vi sta piacendo, lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Passate anche sulla pagina di Facebook. Da Ciccio Sao è tutto. Ciao cari.